Diavolo delle Tofane. Con questo soprannome la storia della Grande Guerra ha consacrato alla leggenda degli alpini Angelo Schiocchet. Angioin, o il Diavol, come lo chiamavano i suoi commilitoni, era alpino del battaglione Belluno e concluse la guerra con il grado di caporale, guadagnandosi anche due medaglie di bronzo e una d'argento al valor militare. Salve a tutti e bentornati al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, qui sulla linea della memoria allo spazio che dedichiamo a chi è curioso della storia. Oggi vi raccontiamo la storia di Angelo Schiocchet, un alpino della Grande Guerra che per la sua audacia fu soprannominato il Diavolo delle Tofane. Prima di proseguire, se vi piacciono i perché della storia, allora iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina. Se poi apprezzate il lavoro di divulgazione del museo, allora lasciateci anche il vostro mi piace. Io, come sempre, ringrazio per la loro collaborazione l'ISTRIT, Istituto Storico Trevigiano, Comitato Provinciale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e il Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto. Allo scoppio della guerra, nel maggio del 1915, Angelo Schiocchet si trova nel Lampezzano a Forcella Boys, conosce il terreno in modo perfetto. Ogni più piccolo anfratto delle Tofane della Val Travenances gli è noto. Quelle montagne non hanno segreti per lui. La sua vicenda di soldato era iniziata durante la campagna libica, dove Schiocchet mise in mostra le sue doti di combattente e anche il suo modo di essere alpino, amante del buon bere e poco avvezzo alla disciplina. In Libia finisce agli arresti per avere consumato i viveri di riserva. A differenza dei commilitoni che al momento dell'ispezione facevano ricorso a tutte le astuzie della naia per giustificare l'assenza delle razioni, Angioin, senza esitazione di fronte all'ufficiale che gli contestava la mancanza, allargò le braccia e mostrò le sue grandi mani vuote, dicendo sicuro che avevo fame. Scontati gli arresti, rientra al plotone dove scopre che gli è stata revocata la qualifica di zappatore, cosa che lo cruccia molto più della pena subita. Rientrato in Italia non fa che lamentarsene. Il nuovo maggiore lo spedisce allora a Rocca Pietore a preparare gli accantonamenti del battaglione, raccomandandogli di fare attenzione al vino che ogni tanto gli fa perdere la sinderesi e sciogliere più del necessario lo scilinguagnolo. A Rocca Pietore Schiocchet si comporta bene e quando in paese scoppia un incendio non esita a lanciarsi con i compagni tra le fiamme per soccorrere gli abitanti di una delle case aggredite dal fuoco. Sembra che tutti siano in salvo quando si alzano delle grida disperate. Manca il vecio, manca il vecio, a signor, me pare, dove seo, me pare? Dove elo? Domanda Schiocchetta. Gli viene indicata una finestrella sopra una camera in fiamme. Il nostro uomo afferra una scala, vi si arrampica come uno scoiattolo e scompare nella finestrella. Passano pochi istanti e Schiocchet riappare, recando sulle robuste spalle un vecchio signore ancora vivo. Nel maggio del 1915 è in linea a Forcella Boys, che sarà teatro di combattimenti sanguinosi. Cominciano così le imprese che lo avrebbero reso famoso. Schiocchet e il Diavol agiva spesso da solo. Una volta, dopo un'impegnativa scalata portata a termine con l'agilità di uno stambecco, sbucò alle spalle di un gruppo di austriaci e senza l'aiuto di alcun compagno catturò 9 prigionieri. Dopo averli legati e condotti fino alle nostre posizioni, si presentò al maggiore Grandolfi dicendo semplicemente «Igo trovai che inespiava». La sua specialità era attaccare di sorpresa gli avamposti avversari, sopraffacendoli senza nemmeno dar loro il tempo di fiatare. Si materializzava all'improvviso dal nulla.
I soldati della duplice monarchia che si misurarono con lui sulle tofane presero allora a chiamarlo diavolo. Spesso, forse assieme ad altre insolenze, gli urlavano contro rabbiosi questo appellativo dal Col dei Boss, dal Lagazuoi e dal Nuvolau. Angelo non se la prendeva mai a male, ma rispondeva con una fragorosa risata dicendo «Stanotte vengo a trovarte». La sua azione più famosa resta comunque quella eseguita contro il Col dei Boss la notte del 10 luglio 1915. Si offrì volontario per evitare che la sua compagnia venisse spedita ad attaccare frontalmente la cima della montagna che era presidiata da un nucleo di tiratori avversari. Con il suo usuale modo di fare, si presentò al comandante spiegandogli pacatamente che l'azione, così come era stata congegnata, non poteva produrre i risultati sperati e ci sarebbe anzi costata numerose vittime. Quindi con due compagni arrampicò la parete del Col dei Boss che domina la Val Costeana. Si trattava di un'impresa dalle difficoltà alpinistiche tanto elevate da far ritenere a molti esperti che quella parete fosse inaccessibile. Dello stesso parere dovevano essere anche gli austriaci del presidio in cima alla montagna, i quali infatti non si aspettavano da quel lato nessuna minaccia. Il diavolo delle tofane comparve all'improvviso in compagnia delle altre due penne nere, coi tascapani pieni di bombe a mano. Per quell'azione Schioquet ebbe la medaglia d'argento al valor militare, con la seguente motivazione. Offrivasi volontariamente con due compagni per snidare dei tiratori nemici da una posizione dalla quale disturbavano coi loro tiri i nostri reparti. Disimpegnò tale compito con singolare perizia, ardimento e sprezzo del pericolo nella lotta che seguì, in cui due compagni caddero uccisi ed egli rimase ferito. Alla sera tornò sulle posizioni per recuperare la salma di uno dei caduti. Due settimane più tardi Angelo Schioquet si rese protagonista di un altro brutto tiro giocato agli austriaci. Il 25 luglio una nostra pattuglia era caduta in un'imboscata. Ne seguì una sparatoria al termine della quale l'alpino Antonio Luisetto rimase a terra ferito. Luisetto sarebbe morto tre giorni dopo perché gli avversari con il loro fuoco impedivano alle penne nere di avvicinarsi per portargli soccorso. Schioquet, amareggiato dalla ferocia di quel gesto, era deciso a rendere pan per focaccia. Fece dunque puntare un cannoncino sulla cima della tofana di Rozes, dove si era installato un presidio austriaco. Sembra si fosse accordato per questo con un sergente dell'artiglieria da montagna. Per attirare gli avversari nel punto prestabilito, ricorse ad un machiavellico stratagemma. Scesa la sera, chiese ad un commilitone di suonare con il violino una serenata di Schubert, sicuro che gli avversari si sarebbero radunati sulla cima della tofana per ascoltarla. E accadde proprio così. A quel punto sarebbe bastato sparare un solo colpo per farla finita. Sembra però che la dolcezza delle note di Schubert avesse indotto Angelo e gli alpini che lo circondavano a non fare più fuoco. Ma quando il violinista smise di suonare, gli austriaci della vetta salutarono la fine dell'esecuzione con un coro di urla e sberleffi. A quel punto El Diaol tirò il cordino di sparo del pezzo e dopo l'esplosione dalla cima della tofana non giunsero altro che lamenti. Angelo Schioquet non amava vantarsi di se stesso né di quanto aveva fatto in guerra. Oltre alla medaglia d'argento ne ottenne altre due di bronzo. La prima la guadagnò a Passo Ombretta il 28 maggio del 1915 perché in uno scontro, recita la motivazione, dando prova di grande ardimento contribuì alla resa di un posto di guardia. La seconda gli venne invece assegnata sul Monte Sief l'11 novembre 1915 perché, rimasto gravemente ferito l'ufficiale presso cui prestava servizio di guida, sotto il continuo fuoco delle artiglierie nemiche, da solo e allo scoperto, se lo caricava sulle spalle e lo trasportava al posto di medicazione. Angelo Schioquet era nato nel 1891 a Sois, dove si spense a 77 anni il 30 agosto 1968. Condusse sempre un'esistenza modesta lavorando al macello comunale di Belluno. Anche per oggi dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è tutto. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento ad un prossimo video sempre qui sulla linea della memoria.